Tradimenta. Io do il bentornato al nostro Antonio D'Andrea, benvenuto Antonio, tutto grazie. Bene? Sì, noi stavamo già armeggiando qualche cosa perché la nostra caffettiera già è pronta con questo profumo di menta che si sente un po' per tutto lo studio. È bella menta perché è una delle piante più conosciute sin dall'antichità, addirittura insomma gli egizi usavano ovviamente la menta e anzi è presente, pensate un po', è una delle piante, una degli aromi, una delle erbe più antiche, pensate che è presente anche nel papiro di Ebers, per cui stiamo parlando di anni, di millenni prima della venuta di Cristo, e lì ci sono tracce proprio di come si usava appunto la menta. E la menta, allora iniziamo a preparare perché oggi tu vuoi parlare di menta esattamente, perché la menta, devo dire innanzitutto che è l'erba dell'allegria, perché noi qua siamo tutti felici, evviva! Allora, per quale motivo vuoi parlare della menta oggi? Perché la menta è una di quelle erbe facilmente reperibili o coltivabili dalle mille virtù, e in questa carrellata sulle erbe cerchiamo di individuare quelle erbe più facilmente utilizzabili e reperibili soprattutto, ecco. No? Che si trovano un po' alla portata di tutto. Allora oggi innanzitutto ricordiamo che il nostro Antonio ci darà anche delle ricette, per cui prendete carta e penna per preparare degli infusi, delle tisane, perché no, anche uno shampoo e un dentifricio, e anche l'olio che fa benissimo, poi vedremo in che modo anche utilizzarlo. Allora, parliamo innanzitutto delle proprietà della menta, perché abbiamo detto che è famosissima, sin dall'antichità si usava, lo usavano gli egizi, sì, usavano gli romani. Dare un omaggio a Cleopatra. Come mai Cleopatra? Perché le hanno dato il nome al ciclone in Sardegna, in novembre, Cleopatra. In realtà è stata una donna straordinaria, in realtà i cicloni sono stati Giulio Cesare e Cesare Ottaviano Augusto. Chiusa questo. La parentesi. Allora, è per questo noi, allora, Cleopatra che c'entra con la menta? Perché amava molto sia le erbe, i fiori, ed è stata una donna intellettuale, ha cercato di mitigare, diciamo, il faraonismo che imperante che c'era, ecco, e con la menta ovviamente si ha cercato di resistere a quel clima guerrafondaio dell'impero c'era. Romano. Allora, parliamo delle proprietà della menta. Sì. Allora, prima di tutto, è usato soprattutto per quanto riguarda i disturbi gastrointestinali. Sì. La menta ha a che fare con tutto il nostro apparato gastrointestinale, può aiutarci, questo sicuramente, ma non solo, è anche un anestetico, perché se applicato sulle mucose, sulla pelle, provoca inizialmente una vasocostrizione e poi una vasodilatazione, e questo fa in modo che appunto la menta in qualche modo anestetizzi la parte da trattare, questo. Poi è un analgesico. Un altro analgesico esattamente usato per magari quando qualcuno, insomma, soffriamo molto di mal di testa, soprattutto i mal di testa tensivi, quelli che insomma non ci fanno proprio ragionare quando la mattina ci svegliamo. Allora, noi ci prendiamo un po' di menta e con la menta passa tutto. Poi quali sono le altre proprietà? Passa tutto. Teniamo passa tutto, conto, tentiamo. Teniamo sempre conto della vita stressata che si certo. conduce, delle problematiche che spesso ci trasciniamo dai traumi, dall'infanzia con dei traumi, e quindi chiaramente bisogna anche interrogarsi sul tipo di esistenza che si conduce, altrimenti questo. Allora, oggi che cosa ci preparerai innanzitutto? Allora, Antonio, andiamo subito alle cose pratiche. Sì, allora, di solito, ecco, la menta è stata un'altra delle erbe neglette, è diventata, ritornata in auge soprattutto per i dentifrici, d'estate con il ghiacciolo, con... È rinfrescante, no? Sì, perché è rinfrescante e non solo, è tonificante, quindi è famoso per esempio che nel deserto fanno il tè caldo con la menta. Con la menta. Perché sarebbe molto più saggio d'estate prendere delle bevande tiepido, calde, se non addirittura certo. non gelate, no, questo è importante soprattutto per i bambini, insomma, magari d'estate fare attenzione, non dare le bevande ghiacciate, questo è un piccolo consiglio. L'altra cosa molto importante è di farne un utilizzo moderato, perché è talmente potente come pianta che c'è stato qualche anno fa questo episodio di una donna che ha dato una tisana ristretta di mentuccia e addirittura uno dei due nipoti è morto. Ah no, vabbè. Per cui bisogna usare una o due foglioline per ogni infuso, a caldo o a freddo. Come abbiamo detto altre volte, a caldo viene più digerita,
però a freddo conserva di più le sue proprietà. Questo. Quindi a freddo l'ideale, per esempio, la sera mettere in ammollo dell'uvetta passa. Allora, facciamo vedere, questo che ha fatto il nostro Antonio. Noi abbiamo preso un po' di uvetta e questo all'interno che cosa c'è? C'è l'acqua, chiaramente, e della menta, in questo caso era secca, però si può mettere fresca, in modo tale che al mattino abbiamo già questa bevanda dolce. E nello stesso tempo l'uvetta passa biologica viene considerato l'alimento più alcalinizzante, per cui contrasta l'acidificazione del nostro organismo, che secondo le più brave naturopate è alla base delle nostre malattie degenerazione. Per cui insomma aiuta, è pieno di antiossidanti, adesso va tanto di moda questa parola, usiamola, e per cui allora non ci fa invecchiare, questa è la sintesi quindi, di tutto. Si beve la mattina, oppure si può aggiungere, e non solo, poi si mangia uno o due cucchiai d'uvetta passa che non fanno mai male, perché un po' di frutta secca anche in questo caso insomma ci sta benissimo. Ricordiamo che noi in questo caso stiamo parlando di due varietà di menta, allora ricordiamo che nel mondo ci sono oltre 60 specie di menta diverse. Oggi ci focalizziamo su quella piperita e su quella la mentuccia romana, insomma quella più conosciuta soprattutto qui a Roma. Queste due sono quelle più comuni probabilmente, quelle che si trovano un po' a portata di mano, un po' da tutte le parti. Allora, iniziamo a fare l'infuso. Sì. Allora, a che cosa serve prima di tutto questo infuso che noi faremo? Beh, l'hai detto già prima anche tu. È un tonico, per cui veramente sostituisce il caffè. Però al meglio. Allora, come si deve fare? Allora, ripeto, ci sono due possibilità. O a freddo, come abbiamo detto prima. Iniziamo a fare quello caldo. Sì, allora abbiamo l'acqua calda, mettiamo nella tisaniera. Ecco, questa, allora, stiamo vedendo il cartello con la ricetta. Allora, occorre un pizzico di menta secca o fresca a foglia intera, 200 mg di acqua. E bollire l'acqua e lasciare la menta in infusione per 4-5 minuti e poi filtrare e bere. Allora, Antonio, stiamo versando in questo momento l'acqua. Sì. Poi prendiamo ovviamente un pizzico di menta secca. Beh, qui c'è quella fresca. Fresca, allora usiamo quella fresca. La menta piperita in questo caso. Sì. Ok. Si dà il bacetto pure, ok. Dobbiamo sempre ringraziare, secondo me. È vero, secondo me ringraziare la natura che ci offre, insomma, questi doni niente male. Allora, mettiamo dentro. Infatti, veniva usata anche come coroncina da indossare, sia per tenere lontano gli insetti, e sia per questa proprietà di leggerezza esistenziale della mente. No, io pensavo che tu avessi un po' di mal di testa, ma prometto non te lo volevo domandare perché avessi indossato questa coroncina, perché insomma avendo un potere così analgesico ho detto magari Antonio in questo momento c'ha un po' di mal di testa e si è messo la coroncina, così passa anche il mal di testa. Allora dobbiamo mettere due foglioline basta fresche di menta piperita, tu hai scelto. Allora, ma è uguale, anche la mentuccia romana andrebbe bene, insomma, prendere anche la... Sì. Ecco, allora, uguale. Poi, in infusione, noi la lasciamo in infusione per 4-5 minuti. Sì, chiudiamo qui. Dobbiamo chiudere, perché così almeno non evaporano i principi attivi della nostra menta. E questo, a cosa serve? Tu l'hai detto, è un tonico. La dobbiamo bere quando, come, perché? Beh, al mattino come tonico, oppure dopo pranzo, in modo tale che favorisce la digestione. Però per chi ha la gastrite si suggerisce di no, perché un eccesso di succhi gastrici non fa bene. Per cui dopo pranzo sicuramente, oppure la mattina. E allora, poi mi raccomando, come bevanda durante l'estate. Si mette appunto in un litro d'acqua delle foglie di menta, della buccia di limone biologico e semmai della frutta tagliata a pezzetti, e la si beve durante la giornata. Allora, andiamo all'infuso freddo. Allora, qual è? Allora, sono 2-3 foglie anche in questo caso di menta fresca, se abbiamo la possibilità di averla fresca è meglio, oppure secca. Poi un litro d'acqua, come ci diceva il nostro Antonio, poi lasciare la menta in infusione per tutta la notte. Per quale motivo? Così almeno pian piano cede i principi attivi. Come dicevo anche l'altra volta, per chi usa la macchina o ha la macchina può mettere sul cruscotto un vaso di vetro in modo tale che raggiunge quei 30-40 gradi senza, e durante poi la notte, quando si viaggia si può bere questo
questa cosa. Poi filtrare e bere. Anche in questo caso, quando? Durante, insomma, la giornata non ci sono delle controindicazioni. Sì, soltanto, ma mi raccomando, a chi soffre di gastrite, parlatene innanzitutto con il medico, insomma, prima di bere, prima di preparare questi infusi. E non solo, volevo dire appunto non eccedere, perché nel mito c'è questa vicenda di Demetra che, per la disperazione che ha perso la figlia Persefone, rapita da Plutone, qui torniamo a questi miti violenti maschilisti, per la disperazione prende questa bevanda. Ci distrugge bevanda, sempre la mitologia greca. Il beve questa bevanda a base di latte di orzo e un concentrato di mentuccia, la menta puleggio, perché a dosi, a forte dosi, diventa una sostanza psicoattiva. E quindi, per calmare questo suo dolore, prende questa sostanza, tanto che ogni anno ai misteri eleusini prendevano, prima di accedere, un pochino di questa sostanza in ricordo. In ricordo. Allora, abbiamo preparato gli infusi e adesso... Che cosa c'è? Che cosa dobbiamo preparare? Beh, dobbiamo preparare il caffè, il nostro mitico caffè che è invece è già pronto. Allora, come si prepara innanzitutto? Allora, perché insomma dovevamo prepararlo noi. Allora, si apre, si mette l'acqua innanzitutto. Sì. Allora, possibilmente l'acqua dell'uvetta passa, in modo che è già dolce, È già dolce naturale. È già dolce, ok. Allora, all'interno noi mettiamo un po' di acqua con un po' di... Allora, all'interno acqua e un po' di polvere, esattamente. No. La polvere la mettiamo adesso qui nel filtro. Nel filtro. Esatto, ma lì già c'è, oppure no, lo stiamo ripreparando. Allora, possiamo mettere o alcune foglie fresche, avendo l'accortezza di non aprire la foglia, perché se la apriamo subito perde delle sostanze. E quindi mettiamo due foglie. Due foglioline. Ok. In questo caso qualsiasi tipo di menta, anche la puleggio oppure la piperita è uguale. La piperita di solito è quella preferita. Poi se vogliamo aggiungere, o in alternativa, se non c'è quella fresca, un pochino di polvere di menta. Questa è la menta di capracotta di 1400 metri. Più biologica di questa non c'è. Anche diciamo se così. La menta migliore in Italia viene considerata quella del Piemonte. Infatti in Valsesia qualche anno fa avevo trovato una menta straordinaria, alta quasi un metro, e ne ho raccolta ed è una meraviglia. Una meraviglia. Ecco, allora chiudiamo. Mettiamo per cui... quindi un pizzichino. Allora, però aspetta un attimo, Antonio, probabilmente dentro c'è un po' di acqua ancora. Sì. Ecco. Allora. Poi la dobbiamo staccare un attimo. Dobbiamo staccarla perché è piena di acqua questa, se no esce ancora. Ma c'è dell'altra acqua, scusa. C'è dentro, non lo so. Non vorrei che non ci fosse. Sì, mi sa che è finita, per cui dobbiamo riempire. Ecco, questo in realtà... In realtà è il caffè che uscirà fuori. Allora, mettiamo dentro, infatti, ecco, mettiamo un po' di acqua che è meglio. Perché l'acqua... Allora, prima di fare danni ulteriori, allora, questo è il nostro caffè, allora non si prepara così, ci si mette prima l'acqua, poi ci si mette, nel filtro ci si mettono due foglie di menta o piperita o puleggio, insomma quella che avete a disposizione, è meglio la piperita perché insomma è più il mentolo, per cui esce di più e anche meglio il caffè, e poi ovviamente si accende la nostra bella moka, si mette anche un po' di polvere di menta e così è pronto il nostro caffè che noi già abbiamo fatto prima. Perché involontariamente era stata accesa la nostra macchinetta moka e dunque si era già ovviamente preparato il nostro caffè. Allora, nel frattempo, mentre si prepara il nostro caffè, volevo dire che poi questo infuso caffè di menta è un ottimo tonico per la pelle. Perché è astringente? Ed è appunto tonico della pelle. Al mattino potrebbe funzionare un batuffolo di cotone. Io suggerisco un pezzetto di stoffa riciclabile di cotone. È ovvio, è vero, giusto, scusa Antonio. E così magari allora tonifichiamo anche la nostra pelle. Allora, nel frattempo il nostro caffè si sta preparando e adesso però il vino, dobbiamo preparare il vino. Allora, subito io suggerisco così. Ok. Allora, prendiamo. Allora, cosa occorre? Del vino bianco o rosso? Bianco o rosso? Ok. Aspetta, mettiamo sempre due foglioline di menta. Ok.
Due foglioline, non di più. Senza aprirle, chiaramente. Senza aprirle. E lasciamo... Ecco. Già dopo 5 minuti sentiremo... Senti, un profumo inebriante. Un sapore diverso. Ah sì, il vino ovviamente prende il sapore della menta. Allora, però diamo anche la ricetta del vino. Cosa occorre? Allora, 3-4 foglie in realtà di menta secca o fresca in questo caso, 1 litro di vino e poi lasciare una settimana in infusione, filtrare e bere. È un tonico, un cordiale si diceva una volta. Uh-huh. E un non solo, il profumo. A fine pasto dunque. O anche durante il pasto, insomma. E il profumo? Pian piano. Adesso chiaramente questo è un minuto. Ma è un minuto, è certo. Allora, dopo il vino, e per cui insomma è un cordiale, per cui anche durante il pasto noi lo possiamo anche sorseggiare, in realtà adesso c'è l'aceto. Tu sei un po' fissato con l'aceto, no? Con l'aceto. Eh sì, un elisir, l'aceto di mele biologico non filtrato è un elisir di lunga e bella vita, no? E già dicevo la prima volta che nel Vermont c'è stato questo medico naturopata che già nell'Ottocento aveva visto che questa popolazione vive più a lungo ed è più leggera grazie all'aceto di mele, biologico. Biologico, mi raccomando. Quindi questo un cucchiaino al mattino, possibilmente aceto biologico, dove sono stati messi a macerare delle foglie fresche o secche di menta, è un tonico d'eccellenza. Ecco, stiamo vedendo anche in questo caso la ricetta per poter fare il nostro aceto di menta. Occorrono anche in questo caso 3-4 foglie di menta, 1 litro di aceto di mela biologico, mi raccomando, e lasciare in macerazione per 15 giorni e poi filtrare e bere. In questo caso 15 giorni sono tanti, Eh sì, per avere gli effetti, siccome appunto è a freddo, pian piano cede le proprie proprietà. Esatto, e poi anche in questo caso si può usare, si può bere tranquillamente anche durante tutta la giornata senza eccedere, perché sennò addio, andiamo fuori di testa in questo caso. Perché mente e vino qua, l'ideale è mettere... È vero che è la pianta dell'allegria, però poi siamo un po' troppo felici. Ok, allora iniziamo a preparare l'olio. Sì. Adesso l'olio, che insomma l'olio volevo dirti che l'aceto di mele va bene sia per uso interno, per condire l'insalata. E ripeto che le belle insalatone biologiche arricchite con semi e frutta secca è quasi un cibo completo, perché a parte le vitamine eccetera è proprio la vitalità del cibo che non è stato cotto, perché voi sapete che, e quindi uno dei segreti è poter mangiare l'80%, almeno l'80% di crudo. Ok, allora iniziamo a preparare l'olio. Sì. Allora, l'olio come si prepara, Antonio? Urca, scusa, mi sono dimenticato di dirti che l'aceto di mele, oltre a uso interno, anche è uso esterno, sì, l'avevamo già detto, anche come esterno. Come, allora, iniziamo a preparare l'olio, che l'olio mi incuriosisce di più. Allora, l'olio come si prepara? Allora, ci sono due possibilità, o per uso interno, quindi per condire, e quindi ci metteremo poche foglie, oppure ce ne metteremo tante per massaggiare soprattutto le zone colpite da infiammazioni delle ossa. Ecco, stiamo vedendo in questo caso il condimento, allora 7-8 foglie di menta fresca, 1 litro d'olio, lasciarle macerare per una settimana e così insomma questo abbiamo un condimento pronto per le nostre bellissime e buonissime insalate. Allora, invece per quanto riguarda l'olio per il massaggio, insomma per tonificare anche il nostro corpo, allora ne occorrono 20 di foglie di menta, 1 litro d'olio. Olio, che olio? Olio extravergine d'oliva? Olio extravergine d'oliva o olio di mandorle. Oppure ci sono questi altri oli pregiati, però cerchiamo di usare i prodotti a chilometro zero. Zero, chilometro zero, che anche non costi molto, perché insomma voglio dire a chilometro zero, ma il costo ovviamente si abbatte notevolmente. Lasciarlo anche in questo caso macerare per una settimana. Che cosa si fa? Allora, il massaggio è vero, però in realtà a cosa serve quest'olio, oltre che per massaggiare il nostro corpo e per condire l'insalata? Io so che tu prima me l'hai fatto fare. Ah, beh, perché cioè un conto l'oleolito e soprattutto l'olio essenziale di menta, sempre di piante naturali, perché ci sono questi oli ormai ricavati in modo sintetico. Sì. E questo è un concentrato per cui
Questo è un concentrato di olio di menta, sì, che abbiamo preparato, mentolo, che è preparato di mentolo. Particolare. Esatto, Giappone, perché il principio attivo è il mentolo. Ormai ovviamente la nazione che più produce o raccoglie la menta è il Giappone, con una menta particolare che raggiunge il 92%, mi pare, di estrazione del principio attivo. Ecco, noi facciamo così, lo sfreghiamo tra le mani, questo nostro goccio d'olio, facciamolo. E lo respiriamo. Aspetta che te ne do uno. Eh sì, un po'. Per chi fuma, okay, in particolare per chi fuma. Per chi fuma, anche se non si dovrebbe fumare, ecco, però purtroppo il vizio molti italiani ancora ce l'hanno. Allora, noi lo sfreghiamo tra le nostre belle mani e poi togliamo l'aria e respiriamo. E quindi sia è un antispasmodico, quindi è una pianta nervina che riequilibra il nostro sistema nervoso. Per cui ci calma, in questo momento ci sta calmando o ci sta eccitando? Io non lo so. Ecco, è proprio questa la differenza tra le sostanze naturali e le sostanze di sintesi, che le piante spesso sono riequilibranti. Per esempio anche la lavanda, che viene considerata soprattutto una pianta rilassante, del buon conforto chiamata, però in caso di depressione è un tonico. Un tonico, per cui ci fa andare un po'. E la menta, che è un tonico in particolare, però in caso di eccitazione. Allora può calmare, ecco, in questo caso può calmare. Allora ricordiamo il tuo sito, il sito viverecon cura.it. Allora all'interno ci sono tante cose molto carine anche da vedere, insomma da curiosare, e ci sono anche tanti appuntamenti che riguardano proprio la tua zona. Ricordiamo che tu vieni da Caprocotta, per cui una zona talmente tanto bella della nostra Italia un po' dimenticata, diciamo, e dove veramente la natura brilla. Ci sono tantissimi prodotti da poter veramente sentire e toccare, proprio annusare. Proprio. Allora, quali sono gli appuntamenti, Antonio? Prima volevo dire questo, che era la pianta che veniva vietata durante le guerre, delle guerre, perché è una pianta che non induce alla lotta, alla guerra, ma induce alle tenerezze, alle coccole, addirittura secondo alcuni era afrodisiaca, e nello stesso tempo era una pianta anticoncezionale. Carità. Allora, andiamo agli appuntamenti, Antonio. Allora, gli appuntamenti sono che per tutto il mese di aprile iniziano il corso settimanale di erboristeria pratica. E nello stesso tempo sarà tutto il mese dedicato alla scuola di economia domestica conviviale e letteraria. Allora, questo è l'appuntamento, per cui è importante, magari, insomma, per chi vuole avere magari qualche informazione in più su tutte le erbe, tutte le piante a nostra disposizione, insomma, può andare sicuramente a questo appuntamento. Invece a maggio ci sarà il primo festival delle erbe in provincia di Chieti, sarà la seconda edizione, e invece dal 12 al 18 maggio Orticaria. Allora, se ne volete sapere di più, andate sul sito viverconcura.it e all'interno troverete tutte queste informazioni. Grazie al nostro Antonio D'Andrea, al nostro caffè è pronto, non abbiamo un altro. Ecco, dobbiamo riempirlo qui, ma tanto l'abbiamo visto prima. Ecco, facciamo prima. Ecco, questo è il nostro. Sempre a cascatella come fanno in Turchia. È in Turchia, è sicuramente più buono. Grazie.